Buonasera, io mi chiamo Bruno, molti di voi mi conoscete e mi presento qui come servitore insegnante del club degli alcolisti in trattamento. Per ricordarvi che il giorno di San Martino, a San Pietro Apostolo, abbiamo inaugurato il club, appunto, degli alcolisti in trattamento. Che cos'è un club degli alcolisti in trattamento? Sapete che l'alcolismo non è una malattia come molti intendono, ma bensì uno stile di vita. Uno stile di vita che va assolutamente cambiato. Come si fa? Innanzitutto attraverso i professionisti e poi con l'aiuto dei club. Sì, i club appunto accolgono queste famiglie con dei problemi di alcolismo. E insieme si cerca di cambiare lo stile di vita. Da soli ricordatevi che non è possibile, non si ci fa, ma insieme, tutti insieme, riusciamo a ottenere dei buoni risultati. E che cosa possiamo aggiungere? Il club funziona una volta alla settimana, il sabato, dalle 18 alle 19, un'ora alla settimana. E partecipano, siamo in tre famiglie che partecipano e le porte sono assolutamente aperte a tutti. Potete contattarmi e sul post su Facebook appare un numero di telefono dove potete chiamare in modo riservato. E poter parlare tranquillamente con uno di noi. Allora, vabbè, io mi fermerei qui assolutamente e per il resto voglio fare semplicemente tre ringraziamenti. Anzi, innanzitutto voglio precisare che il club degli alcolisti in trattamento e collabora con dei professionisti. Uno di questi, una persona a cui tengo tantissimo, che è il dottor Franco Montesano, che è il direttore del SERT di Soverato, che abbiamo una lunga amicizia e una lunga collaborazione. E anche con Donatella Pelaia, che è il presidente dell'ARCAT, Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento Regione Calabria. Detto questo, voglio ringraziare innanzitutto la dottoressa Graziella Mazza, presidente di Formazione Prometes, che ci ha gentilmente concesso la sede dove facciamo il club, Liberi TV che mi sta dando l'opportunità di potervi parlare a nome di Riccardo Cristiano, ma innanzitutto un sentito ringraziamento a un mio caro amico Antonio Abruzzese che tanto mi sta aiutando in questo mio cammino. E qui senza di lui non avrei fatto tanto quanto sto facendo adesso e che mi sta concedendo questa intervista e lo ringrazio tantissimo. E ringrazio tutti voi per l'attenzione che mi avete dato e per l'appoggio che mi state dando in questo difficile cammino che però insieme, credetemi, possiamo farcela. Contattatemi. E andiamo avanti, grazie.